Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questa diretta promossa dal Dipartimento di Lettere delle Superiori. Stamattina siamo qui su questo canale per chiacchierare con due autori che siamo molto felici di ospitare, Enayatollah Akbari e Fabio Geda, che ringraziamo tantissimo per la loro disponibilità. In particolare ringraziamo Enayatollah, che è qui oggi all'incontro con noi nonostante la febbre, nonostante i sintomi da positività al Covid, quindi a lui va veramente un doppio ringraziamento. In realtà quando in autunno ci eravamo sentiti con Fabio ci immaginavamo di poter svolgere questo incontro a scuola e in presenza e poi la pandemia ci ha costretto un po' a rivedere i piani, ma siamo contenti di essere riusciti comunque a organizzare perché la testimonianza di Enayatollah è troppo importante, sarebbe stata un peccato non farla raggiungere ai ragazzi. Questo incontro si inserisce all'interno di un percorso annuale legato alla tematica sempre attuale della migrazione e dell'accoglienza. A ottobre i ragazzi hanno letto i libri del dottore ed europarlamentare Pietro Bartolo, Lacrime di sale il triennio e Le stelle di Lampedusa il biennio. E poi abbiamo avuto la fortuna di poter ascoltare il vissuto carico di umanità del dottor Bartolo stesso, sempre in diretta su YouTube. Quindi c'è un filo rosso che lega quell'esperienza a questa di oggi. I nostri ospiti non hanno certo bisogno di presentazioni. Fabio Geda, torinese, ex allievo dell'Agnelli, autore di diversi romanzi di grande successo non solo in Italia. E per quanto riguarda Enayatollah, la sua biografia migliore forse si trova nelle pagine di Nel mare ci sono i coccodrilli e di Andato e ritorno, storia di un figlio. Due libri usciti l'uno a distanza di 10 anni dall'altro, ma nati forse dalla stessa esperienza, cioè quella di mettere ordine nella propria memoria. E proprio Andato e ritorno hanno letto gli studenti nell'ultimo mese. E a proposito di ragazzi, anche se non siamo in presenza, ci piaceva l'idea di renderli lo stesso protagonisti di questo incontro. Quindi tutte le domande che stamattina io e la professoressa Maura Giannattasio, che modera come l'incontro, proporremo ai due ospiti, sono state pensate da loro. Tra l'altro, i ragazzi già sanno che se poi ascoltando le vostre risposte avranno delle curiosità ulteriori, possono scrivere una mail all'indirizzo istituzionale mio o della professoressa Giannattasio. E così noi potremo poi girarle a Fabio e Enayatollah. Bene, quindi direi che a questo punto possiamo partire proprio con le prime domande dei ragazzi che sono rivolte sia a Enayatollah sia a Fabio, quindi può rispondere prima uno o poi l'altro in base un po' a quello che vi sentite di dire. Si parte con una domanda, con delle domande così un po' introduttive che riguardano entrambi. E quindi i ragazzi chiedono, Enayatollah, quali emozioni hai provato nello scrivere nuovamente della tua vita? Avevi paragonato Nel mare ci sono i coccodrilli a un album fotografico e quindi questo tuo nuovo libro che significato ha? È stato facile o difficile raccontare la tua storia a Fabio, anche perché si immaginano i ragazzi parlare di alcuni episodi significa in qualche modo riviverli, quindi non è mai semplice. C'è stata qualche difficoltà a parlare di qualche episodio e poi che sensazione si riprova nel rileggere la propria storia? Buongiorno a tutti, scusate se mi faccio vedere solo la metà del viso. Come dire, mi dispiace di non essere nella sede, nella scuola in cui dovevamo esserci oggi, giusto Fabio? Quando mi ha proposto mi sarebbe veramente piaciuto anche essere noi fisicamente all'interno della scuola, però la prossima volta, dai. Per me, con il tempo, ho imparato che c'è tanto, tanto da raccontare sull'immigrazione. È un conto anche poi, come dire, sospeso tra le persone che avevano letto la prima parte della mia vita, della mia storia, e quindi mi chiedevano tanto, mi chiedevano quando uscirà la seconda parte, no? Anche la seconda parte, poi è anche un fatto importante. Un fatto importante, una volta io sono stato, diciamo, un
messi in salvo abbandonandomi in Pakistan, ma la loro salvezza, poi di loro vita, cosa sarebbe successo? La persecuzione sarebbe continuato, o il problema del primo figlio, il figlio più grande che non c'è più, allora le mie famiglie venivano lasciate in pace. E poi davvero direttamente le persone che hanno vissuto 11 settembre, tipo in questo caso la mia famiglia ha vissuto quella roba là, l'invasione, o mettere la democrazia, il dono della democrazia, la gente che sono andati a portare la democrazia in Afghanistan. In quel momento, nel 2001, c'era da raccontare, no? In questo caso l'immigrazione all'interno dell'Afghanistan, dalla mia famiglia, da un campo profugo all'altro, e tutto era da raccontare. E poi una seconda parte, per me era molto importante questo riconoscimento all'Italia, che una volta mi ha concesso il permesso di soggiorno. Per me è stato un enorme dono, nel senso, mi ha dato il permesso di, come dire, di sognare e avere una vita diversa, nel senso di essere istruito, di essere di realizzare quel sogno lì che sempre ho annusato in giro per il mondo, cioè la scuola, l'istruzione. E finalmente sono arrivato in Italia, dopo un po', oltre a sentire il profumo, e mi sono immerso in questa cosa. Per me è stato tanto, e questo riconosco veramente tantissimo, per dire grazie. Oltre al permesso di soggiorno, uno si può anche dalla sua vita fare altre cose, no? Non so se ho risposto a tutte le domande, no? Sì, grazie. Se mancano dei pezzi, ditemelo, perché non è che sono proprio lucido. Ieri sera sono stato nella pentola bollente. Mi spiace, io mi unisco a quanto già detto Alessandro. Vi ringrazio tantissimo e ringrazio tanto l'Ayatollah, che insomma non si sta certamente bene, insomma, quando insomma, purtroppo sia questa si afflitti dal Covid. Noi ho raccolto qualche domanda appunto dei nostri allievi, tra le quali è emersa la loro curiosità di come è nata la vostra amicizia, cioè, o meglio collaborazione, poi anche grande amicizia tra di voi, e proprio come anche in un certo senso cosa vi siete reciprocamente donati uno all'altro nel lavorare insieme, perché chiaramente Fabio ha dato voce a Ayatollah, e quindi dare voce significa anche comunque entrare nella sua vita, e Ayatollah comunque entrare in un, tra l'altro, in un contesto, in un paese nuovo, e dove c'è sempre spesso c'è la sensazione di sentirsi un po' derassiné, no? Come diceva Ungaretti, no? In memoria. Ecco, tu e Ayatollah come hai iniziato, quindi come poi ti sei trovato così bene, come dimostri, come hai detto, nel nostro paese? La domanda specifica, scusi, non... Allora, la prima è come è nata proprio la vostra collaborazione e amicizia. Uh-huh. Ed è sia per te e poi anche per Fabio, ovviamente. Per me è stato proprio per caso, nel senso, quando lui ha scritto, presentava il suo libro al circolo, al Centro Interculturale di Torino. E io avevo il legame con loro, mi avevo fatto dei corsi, e così per caso mi hanno detto: guarda, c'è uno scrittore che oggi arriva qua, magari presenta il suo libro, ti parla di un ragazzo più o meno che aveva la tua età, no? Ti va di venire ad ascoltare, magari anche dire tu delle cose, come sei arrivato in Italia. Io ho detto: ah, che bello, c'è qualcuno anche qua che sta molto bene, molto comodo, però parla di noi ragazzi di 13 anni. Quindi poi anche io non sono da solo, che arriva da un'altra parte del mondo, da solo anche qua in Europa, perché ormai capivo che la Romania anche faceva parte dell'Europa. Io facevo tutto il mio pensiero, ho detto, sì, ben volentieri.
E sono arrivato e ho parlato un po', ascoltato, ho parlato un pochino e poi dopo l'incontro di nuovo con Fabio ci ho parlato e così senza l'idea del libro che la mia storia verrebbe poi scritto o che lui mi facesse una proposta. Però è stata una bella chiacchierata dopo un annetto. Intanto abbiamo avuto anche conoscenti in comune, no? E poi mi ha proposto, ho accettato ben volentieri. È stato molto bello raccontare, soprattutto il primo quando mi faceva la domanda, come è stato raccontare. Nel mare ci sono i coccodrilli, veramente è stato un bei incontri, lunghi incontri, bei incontri, molto, come dire. Sanare me stesso, no? Cullare me stesso con quella storia. Intanto mentre racconto, io provo anche una specie di renderlo più lucido, meno torbide. Ecco, all'interno di me quella storia si rendeva meno torbide. E poi fino adesso, bellissimo ogni volta che incontro, ogni volta che sento Fabio, bellissimo. Quando c'è da dire, da consigliare, e Fabio mi dice delle cose, io veramente sono molto molto felice di avere Fabio come amico, e in più tutte queste occasioni che mi dà la possibilità di ascoltarlo. E tu, Fabio, quale arricchimento hai avuto? Perché è importante, perché vivere cioè essere multietnici e quindi accogliere significa anche arricchirsi, no? Bah, io ho, come dire, ogni volta che mi immergo dentro una storia, sento dentro di me quella cosa che le storie dovrebbero procurare, cioè sento una specie di espansione della mia vita, no? Io ho sempre, ma anche già da ragazzino, ho sempre avuto la sensazione che la mia vita non mi bastasse, anzitutto, nel senso che io vorrei vivere altre 50 vite contemporaneamente, vorrei essere nato in altri 50 posti, parlare altre 20 lingue, fare altri 20 lavori, ma ovviamente, come dire, è già tanto se riesco a venire a capo della mia vita, quindi voglio dire, l'unico modo che ho per amplificare la mia esperienza di vita sono le storie. Quindi il cinema, quindi la letteratura, quindi la musica, quindi il fumetto, quindi la fotografia e quindi i viaggi, incontrare le persone, no? Quindi andare proprio fisicamente, con il proprio corpo alla ricerca delle storie. Questa è la prima cosa che l'Ayatollah mi ha ovviamente regalato. Io sono stato lui non solo nel tempo dedicato all'ascolto della sua storia, ma sono stato lui nel tempo dedicato alla scrittura della storia, perché entrambi i libri sono scritti in prima persona singolare, quindi il protagonista dice io, ma a dire io nella scrittura sono io, sono Fabio, che dice io fingendo di essere lui. Quindi ovviamente è stata un'immersione enorme, no? Nella sua vita. E questo è qualcosa che poi si è sedimentato dentro di me, che non mi lascerà mai, ma questo accade, ripeto, ogni singola volta che io racconto una storia, ancor di più quando questa è una storia vera. Seconda cosa, quando le storie che tu racconti o che leggi, no? Come dire, o che racconti o che ricevi attraverso qualche forma, che una storia può prendere, ti trasportano in luoghi molto lontani e ti fanno vivere vite molto diverse dalla tua, quello che ti rimane ovviamente è la sensazione, è una piacevole sensazione di consapevolezza e di complessità. Cioè, sei più consapevole della complessità del mondo. Noi siamo abituati a vivere dentro una specie di bolla, no? Non solo nei social network, il che è ovviamente un grosso problema per
per la nostra capacità di considerare punti di vista altri oltre al nostro e a quello di chi la pensa come noi, ma anche proprio nella nostra vita fuori dalla rete. Comunque non è inconsueto incontrare persone, ragazzi, ma anche adulti purtroppo, convinti che il mondo là fuori sia molto simile a quello che loro conoscono, per cui che cercano di interpretare il mondo attraverso delle categorie mentali che sono quelle che usano per interpretare la loro realtà, il loro quartiere, la loro città, che non si rendono conto che noi che siamo nati in Italia o in Occidente negli ultimi 30, 40, 50 anni siamo la generazione più fortunata, le generazioni più fortunate nella storia dell'universo, cioè siamo nati nel luogo giusto del mondo, nel momento giusto della storia, perché fossimo nati qua 80 anni fa andava comunque malino. Quindi siamo nati nel posto giusto, nel momento giusto, e non si può leggere la realtà di un siriano, di un afgano, di un centroafricano, di un ecuadoregno o di un, no, come dire, con lo stesso sguardo, usando lo stesso metro. Quindi ecco, tutto questo è ciò che mi ha ovviamente trasmesso raccontare questa storia, ma questo è ciò che mi trasmette nutrirmi di questa storia, perché poi io, come tutti gli altri, non racconto solo storie, come dire, anch'io le ricevo, no? Come dire, guardo serie TV, guardo film, libri, quindi ecco, questo è ciò che mi danno sempre le storie, e questa in modo particolare. Grazie per questa bella condivisione. Allora, adesso, sempre da parte dei ragazzi, abbiamo una domanda per Enayatollah e una per Fabio. Allora, a Enayatollah i ragazzi chiedono: che idea avevi dell'Italia prima di arrivare e che idea hai adesso? Vabbè, semplifichiamo le cose. Prima di arrivare in Italia io non avevo minima idea dove stava l'Italia, non avevo veramente, non sapevo neanche dove stasse. E poi casualmente sapevo la squadra nazionale d'Italia, però quasi niente, si vede, mette maglie azzurre, due giocatori si chiamano magari Totti e Del Piero, finiva lì. E quello anche durante il viaggio l'ho scoperto. E non sapevo nulla. Ma come adesso, io in Italia, ahimè, per me è l'Italia, meglio dire il Torino, no? È la mia città, è la mia casa. Ormai io vivo più della mia metà della vita che sto qua che altrove, neanche in Afghanistan ho vissuto così tanto, ormai qua sono oltre 15 anni. E in più, una delle cose che per me veramente dico sempre, come se fosse una radice per me, no? Ho imparato a leggere e scrivere qua, se voglio immaginarmi, se voglio viaggiare mentalmente in Africa, in Australia, prendo un libro e leggo in italiano. Si deve anche immaginarmi oltre questo pianeta Terra, salire nel cielo, a immergermi nella Via Lattea, prendo un libro nella lingua italiana. Ecco, per me, forse l'Italia, io dico a me stesso, probabilmente amo l'Italia più degli italiani. Ovvio che ha difetti, pregi, ma non nego quella. A me ha dato, per me è anche una terra di salvezza, non so come dire. Grazie. A Fabio invece una domanda, no, che ritorna un po' su quel tema della complessità che diceva prima, no, che spesso viviamo in un mondo complesso, e poi il ruolo della scuola è sicuramente anche quello di provare a dare ai ragazzi degli strumenti per orientarsi proprio in questo mondo complesso, e anche per insegnare loro a non avere paura della complessità. Alla fine, anche se hai 16, 17, 18 anni e la politica, l'economia o la società ti sembrano qualcosa di complicato, di complesso, questo non vuol dire
che non ti appartengono. E una ragazza chiede: noi in che modo possiamo fare delle azioni concrete che possono aiutare a creare un contesto di accoglienza tale che chi arriva stia bene? Perché poi scrive: grazie all'intuizione che avete avuto scrivendo questo libro, noi possiamo continuare a in qualche modo raccontare la storia di Ena Ayatollah, ma come facciamo a dare voce a tutti coloro che stanno soffrendo in varie parti d'Europa, per esempio a chi si trova sulla rotta balcanica? Le notizie che ci arrivano sembrano incredibili se si pensa che questo succeda dentro l'Europa, vicino a noi. E quindi la domanda semplice è: quale responsabilità ci sono? Come si fa a tenere alta l'attenzione e quali sono le azioni da promuovere che possiamo fare noi ragazzi? Ma io credo che ci siano sempre due livelli, no, di azione civile. Una è quella che, insomma, come diceva Gandhi, prevede che tu sia anzitutto il cambiamento che vuoi vedere nel mondo, cioè quel cambiamento deve avvenire anzitutto in te e dentro di te, e quindi ha a che fare con la nostra vita privata, con la nostra bolla, se vogliamo, quindi con la nostra famiglia, con i nostri amici, ha a che fare col quartiere in cui viviamo, con le comunità che frequentiamo. E cosa vuol dire questo? Vuol dire rendere chiara qual è la nostra posizione, qual è il nostro punto di vista sul mondo, sulle cose, sull'accoglienza, ad esempio, in questo caso, sul rispetto dei diritti umani, in questo caso, sul diritto della gente di migrare, muoversi nel pianeta, andando a cercare un nuovo posto da chiamare casa, una nuova terra in cui ripensarsi, in cui sentirsi, in cui potersi sognare. Quindi c'è il privato. Che cosa vuol dire? Vuol dire parlare, no, col nostro amico che invece la pensa diversamente da noi e provare a discuterci. Vuol dire intervenire quando siamo anche soltanto al bar o che ne so, o in qualche altro luogo pubblico, e ci accorgiamo che c'è qualcuno che dice o fa cose che vanno contro questa nostra visione del mondo. Quindi fare qualcosa, dire qualcosa. E questo è un livello. Poi c'è ovviamente, e questo è il livello di chiunque, cioè non dobbiamo fare un lavoro particolare, non dobbiamo avere competenze particolari, ok? È semplicemente il nostro mettere noi stessi, il nostro corpo, la nostra faccia, la nostra voce a disposizione di una certa idea di mondo, di una certa causa. Poi c'è ovviamente il livello successivo, cioè, come dire, voglio provare a rendere il mondo un posto migliore, e quindi e voglio farlo non soltanto nel tempo libero, perché magari mi capita per caso, ma voglio farlo professionalmente. Quindi voglio spendere la mia vita cercando di fare questa roba qui. Questo è, come dire, il livello Super Saiyan, detto per noi che guardavamo Dragon Ball. E quindi, come dire, come lo si fa? Lo si fa ovviamente facendo scelte di vita anche complicate. Vi racconto una storia che è forse per me la storia più bella, più commovente, più intensa, a cui io sono più legato, che riguarda l'effetto di nel mare ci sono i coccodrilli sulla gente. Due anni fa, ormai, forse anche tre, mi scrive sui social network un ragazzo coreano della Corea del Sud, dicendomi in inglese che era in Egitto, che lavorava per una ONG olandese, quindi già era un link meraviglioso, no? Cioè, voglio dire, il ragazzo coreano in Egitto che lavora per l'ONG scandinava, e mi dice: senti, se non ti spiace,
dall'Egitto ritornando in Corea vorrei passare a Torino, cioè come fosse dietro l'angolo praticamente, no? Cioè faccio una piccola deviazione, vengo a Torino, vorrei incontrare te e dell'Ayatollah, vorrei intervistarvi per una rivista coreana e vorrei intervistarvi non soltanto perché avete scritto nel Mare sono i coccodrilli, libro che io ho letto tradotto in coreano, ma perché io sono qui a causa del vostro libro. Cioè lui ci racconta che lui a Seul, quando aveva 14 anni nel 2011-2012, adesso ne ha 22-23, aveva trovato la traduzione in coreano di Nel mare ci sono i coccodrilli, aveva letto quel libro e a 14 anni aveva deciso che lui da grande avrebbe voluto lavorare con i richiedenti asilo, con i rifugiati, e l'aveva fatto. Cioè si era laureato in scienze politiche e aveva trovato poi uno stage da fare in Egitto con i richiedenti asilo, con questa ONG scandinava. Ed è venuto a Torino, ci siamo incontrati, ci siamo conosciuti, adesso io e lui siamo in contatto via mail, su Instagram, ci raccontiamo cose. Ecco, questo è il livello Super Saiyan, cioè dire, è no, il passaggio successivo, cioè decido, cioè leggo un libro come questo e decido davvero che non posso restare indifferente, ma non solo al punto da parlarne con gli amici, al punto che voglio dedicare a questa cosa la mia vita, farne una professione. Insomma, non c'è una cosa migliore dell'altra, non è che tutti quanti possiamo fare, no? Possiamo lavorare con le ONG in giro per il mondo, serve anche l'idraulico, il panettiere, l'architetto, l'elettricista, quindi cioè, ognuno poi l'insegnante, ok, lo scrittore, ognuno poi deve fare ciò che si sente di fare, però insomma le possibilità sono immense, quindi una cosa o l'altra, sicuramente qualcosa chiunque può farlo. Ecco, una domanda. Ah, scusami, Ale, volevo chiedere questo a Ayatollah, se è sempre emersa una domanda dai ragazzi, se non hai mai subito durante insomma, i tuoi trascorsi qualche episodio di razzismo proprio sulla tua pelle, e anche cosa ne pensi, e questo anche, è anche per Fabio, su questo stereotipo spesso usato che purtroppo ancora si sente, aiutiamoli a casa loro. Ecco. Probabilmente io sono tanto bello e nessuno mi dice queste parole razziste, cercano di risparmiarmelo. Però davvero io a Torino sto tanto bene, probabilmente sto tanto bene, così tanto che non subisco queste cose, non lo vedo queste cose, o intorno a me, o i luoghi che frequento io, fortunatamente non lo vedo queste cose. Ovviamente ci saranno qualcuno, ma non gli do peso, sono abbastanza significati, non mi faccio neanche entrare nella mia mente né nel mio cuore, ecco. Io sono convinto che i luoghi, le persone che stanno attorno a me non sono molto particolari, non ha a che fare con queste idee, o io, senza come lo dica, se mi accorgo probabilmente non lo do la possibilità come lo dica e mi allontano. Però non mi è mai successo, sinceramente. Ma guarda, io posso aggiungere questo, due cose. La prima riguarda il discorso del razzismo che faceva adesso Ayatollah, riportandolo a Torino, alla nostra città. In effetti Torino è una città
particolare in questo senso, cioè è una città che ha una tradizione, no? Dell'accoglienza, dell'impegno civile molto importante. Torino ha delle zone della città dove potenzialmente uno scontro etnico, ok, potrebbe in qualche modo esplodere lì dove magari la presenza e la convivenza tra persone arrivate da molto lontano a vivere da noi recentemente e magari torinesi oppure meridionali arrivati a Torino negli anni 50, 60, che si sentono adesso, come dire, pienamente torinesi, potrebbe esplodere. Però non succede, o succede molto poco, molto poco. È una città che ha una bella energia e una bella tradizione in questo senso, e credo che dobbiamo esserne orgogliosi e dobbiamo ovviamente coltivarla. Seconda cosa, Ena è una persona che sa in qualche modo attrarre la parte migliore di chi lo circonda. Ok, quelle tre promesse che la mamma gli fa fare all'inizio del libro, il suo rigore etico, morale, che lo contraddistinguono, che lo hanno sempre contraddistinto, secondo me sono anche, non solo, ma anche ciò che lo hanno salvato, ciò che ha fatto sì che lui per tutta la durata del viaggio, cioè per 4 anni di viaggio, abbia incontrato non solo, ma anche, soprattutto, persone disposte ad aiutarlo, no? La signora greca a Lesbo, il ragazzo a Venezia e via dicendo. Quindi è anche vero che se tu ti comporti in un certo modo e se tu guardi al mondo con un certo sorriso, è più facile che il mondo ti sorrida, ecco, ok? Questo non vuol dire ovviamente che chi invece rimane vittima di gesti di violenza razzista, xenofoba, se l'è sempre andata a cercare, ci mancherebbe, come dire, no? Pensiamo alla storia di Willy, quel ragazzino ucciso, mi pare sia vicino a Roma, un paio di anni fa o l'anno scorso, no, un paio di anni fa ormai il tempo passa, non mi ricordo più quando accadono le cose. Poi c'è questo mezzo, sono 2 anni fa, no? Esatto. Cioè, quindi un bravissimo ragazzo che non ha fatto niente, anzi, si era esposto per difendere qualcun altro. Quindi, però ecco, cioè, questo sicuramente, come dire, sono motivi per cui Ena non ha mai davvero incocciato, no? Gesti, reazioni violente. Rispetto invece al aiutiamoli a casa loro, a me piace sempre ricordare un dato, cioè che le rimesse che mandano i migranti a casa sono circa il triplo di tutti i soldi che i paesi occidentali spendono, no? E investono nei paesi in via di sviluppo per impedire che la gente sia costretta a partire. Quindi accoglierli e aiutarli a casa loro, perché storicamente accogliendo persone fai sì che nel paese di origine la situazione migliori. E dagli Atollani è in qualche modo una prova. Lui, vuol dire, buona parte delle royalties che ha ricevuto nel corso degli anni dal libro le ha reinvestite mandandole alla propria famiglia in Afghanistan e aiutando il fratello, aiutando la sorella, la mamma. Ecco, quindi io ricordo sempre soltanto questo piccolo dato, insomma, che le rimesse sono il triplo, le rimesse sono, scusate, in gergo tecnico, è
sono i soldi che vengono rimandati dai migranti nel paese di origine. Quindi accoglierli e aiutarli a casa loro. In effetti, posso aggiungere solo una cosa? Sì, 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 certo. Maggior parte del paese che arrivano le persone sono come me, no? Noi veramente nel nostro stato abbiamo il governo più corrotto al mondo. Aiutare a casa loro vuol dire come aiuti a casa loro. Qualunque cosa che tu lo faccia, lo fai in accordo con il governo. Se tu mettiamo 10 porzioni di cibo per una famiglia, finanzi, mettiamo così, giuro che non arriverà neanche mezzo porzione di quel 10 porzione. Quindi tutto quel c'è un magna magna assurdo. Per esempio, la maggior parte dei paesi che arrivano da luoghi che arrivano, l'Afghanistan, l'Iraq, Somalia, che non esiste un governo, paesi dove c'è, non c'è nessuna organizzazione politica, la gente sono costrette a uscire da là. Io sono costretto a uscire da loro, tu poi finanzi loro per aiutarmi, però no, non, è impossibile. Se io lavoro, ho 1.200 euro di stipendio, io spendo qua, mettiamo 800 euro, io spendo, se riesco a mandare 200 euro al mese a casa mia, alla mia famiglia, con quei 200 euro la persona vive e poi soprattutto veramente può andare a scuola. Questo, quindi tu cambi le cose dalle radici, se no è impossibile aiutare a casa loro per le persone come noi che arrivano da quella situazione. Il paese, se è uno stato corrotto, non arriva nulla a te. Ma a proposito di questo, in effetti noi italiani per primi dovremmo essere consapevoli di questi, che siamo stati migranti già a partire da fine 800 e Giolitti puntava sulle rimesse, no? Quindi voglio dire, la storia si ripete, ecco, e purtroppo a me quello che scandalizza a volte è che proprio noi, paese di migranti, maturiamo molto spesso una mentalità xenofoba, razzista. Ecco, questo è una cosa che mi preoccupa, che noi infatti dobbiamo proprio comunicare ai nostri allievi. Ecco, era proprio questo. Guarda, Grazie. io penso che la radice, poi, prima ancora della xenofobia, del razzismo, sia l'egoismo, sia il potere, non sono le culture che si scontrano, sono gli uomini, ok? Il problema non sono le altre culture, il problema è il potere. In questo momento, come dire, le politiche sovraniste, così come e quindi, come dire, chi fa politica e chi è nella stanza dei bottoni, così come chi invece per strada insulta un migrante, ha lo stesso problema, cioè ha paura che in qualche modo vengano a togliere qualcosa a noi, no? Che il mio livello di vita risulti meno gradevole, meno ricco, perché io devo condividere qualcosa di ciò che è mio. E entrare nella logica di capire che in realtà nulla è davvero nostro e che molto spesso, soprattutto in Occidente, ciò che è nostro è dovuto a secoli di colonizzazione di altri paesi che oggi giustamente vengono a bussare alla nostra porta dicendo: guardate che siamo messi in queste condizioni è perché voi ci avete fatto crollare, no? In queste condizioni. E se voi siete in queste condizioni, lo dovete molto spesso alle nostre ricchezze. Questo è ovviamente come dire, un ragionamento molto complesso che prevede disponibilità all'ascolto, che prevede studio, ovviamente, no? Che prevede cultura. E che prevede anche la voglia di reimmaginare la nostra vita, reimmaginare le dinamiche che ci legano
a chi ci vive accanto. E tutto questo è faticoso e molta gente non vuole faticare, ovviamente, no? Ovviamente non vuole faticare. E questo ne prendiamo atto, ma insomma, noi che invece siamo convinti che abbia senso provare a faticare per trovare un nuovo equilibrio, insomma, andiamo avanti a combattere le nostre battaglie. Tra l'altro, sulla paura del diverso, sulla paura dell'altro, proprio 2 giorni fa con gli studenti di Quinta avevamo ascoltato un podcast del professor Alessandro Barbero, grande storico, e parlava proprio un po' di questa paura storica insita nell'impero romano nei confronti dei barbari, ma di fatto poi i romani erano stati barbari nei confronti dei greci, e i greci erano i primi che avevano un po' sviluppato quest'idea, no, della paura dell'altro. E se ci pensate, anche in un poema epico lontanissimo come quello dell'Iliade, no, che racconta la storia dei greci e dei troiani, non ci sono buoni o cattivi, ci sono greci e ci sono troiani, con personaggi positivi e negativi dall'una e dall'altra parte. E forse uno dei personaggi più amati dell'Iliade, che è Ettore, in realtà è proprio uno straniero, cioè sarebbe proprio un altro, nel senso che se un racconto epico come quello dell'Iliade, che è raccontato dai greci, ha come uno dei personaggi più riusciti un personaggio altro, significa proprio che i greci comunque, nonostante abbiano sviluppato questa idea che loro erano i superiori e poi c'erano i barbari, no? Quelli che balbettavano e parlavano una lingua incomprensibile, sono poi anche i primi che cominciano a mettersi nei panni dell'altro, come diceva adesso Fabio, nel rimmaginarsi e mettersi anche nei panni dell'altro, che forse è proprio quello che avete fatto anche voi con questo libro, aiutando poi tutti i lettori a vivere la vita di Enna Iatolla, quindi a mettersi nei suoi panni e ad assumere il punto di vista dell'altro. E proprio per assumere il punto di vista dell'altro, i ragazzi hanno delle domande ulteriori per Enna Iatolla. E si parlava prima, no, di questo sistema burocratico un po' corrotto che ha citato Enna Iatolla. I ragazzi erano interessati e chiedevano: tu sei stato sempre un po' a contatto, no, con questa burocrazia corrotta, ma hai sempre agito in maniera legale. Non hai mai avuto la tentazione di ricorrere a delle strade un pochino più facili o un pochino più corrotte anche tu? Chiedono i ragazzi. Allora, fino a dove è possibile, è stato possibile, io veramente non voglio fare queste cose, perché vuol dire dare gomitata agli altri per farsi avanti, poi vuol dire sostenere, aiutare quel sistema ancora di più, che a prendere abitudine che non si finisce più. Però quello fatto qualcosa magari non è peccato, solamente per velocizzare il minimamente, no, non velocizzare, come posso dire, rendere una cosa impossibile a possibile. Vuol dire una cosa, che un foglio inutile che serviva all'ambasciata è proprio un foglio che anche loro non sapevano che farsene da quel foglio lì, mi hanno chiesto, ovviamente per me è impossibile trovarlo, è impossibile averlo. Per esempio, mi hanno chiesto il certificato di nascita dei miei genitori. Io non sono, non ho la certificata di nascita per me. I miei genitori come fanno ad averle? E io quella cosa là non serviva assolutamente. Poi, portando un foglio qualunque, se lo faccio vedere, guarda questa, e non lo guardano neanche, mettono, va bene, ok. E questo è, per esempio, metti quello fatto. Ma a dare soldi, a dare gomitata agli altri, no, quello non voglio farlo. Ok, poi ci stanno arrivando nel frattempo qualche domanda anche un po' live. Per esempio, c'è una curiosità proprio specifica legata al libro, sempre una domanda per Enna Iatolla. I ragazzi chiedono se l'episodio in cui rubano la bici a tua moglie, Enna Iatolla, è qualcosa che è realmente successo, oppure se è stato un espediente narrativo per far ridere un po' il lettore. No, veramente è successo. Abbiamo perso la bici e adesso gli ho preso una bici abbastanza bruttina, mentre pedala, sia tutto il nostro quartiere lo sente.
È l'unico che per adesso è un po' mantenuto. Più bici le hai perse in 2 mesi. Guarda, questa è una domanda che ci fanno spesso in generale, cioè ci chiedono, ma è tutto vero quello che avete raccontato? Cioè i fatti sono tutti davvero avvenuti così come li avete raccontati? Ora, è una domanda che in realtà prevede una risposta più complessa, nel senso che allora, i fatti sono sempre tutti quanti veri, ok? Cioè, non abbiamo inventato aneddoti, situazioni, avvenimenti semplicemente per stupire il lettore, anche perché la vita di Enayat è già abbastanza stupefacente per i fatti suoi, quindi non c'è bisogno di inventare nulla, anzi, se vogliamo, abbiamo non raccontato delle cose, nel senso che avremmo potuto raccontare molte altre disavventure, storie, no, per renderla ancora più drammatica o che so io, ma non ce n'era bisogno, nel senso che molto spesso poi abbiamo scelto dei fatti simbolici, no? E ne basta uno, insomma, per raccontare un certo tipo di difficoltà. Certo è che poi la drammatizzazione di quei fatti, allora quella è stata, diciamo, affidata alla sua capacità di ricostruire gli eventi con maggiore o minore esattezza e poi alla mia capacità di renderla sulla pagina giocando con le regole del romanzo, perché di fatto sono libri scritti come fossero dei romanzi, cioè ci sono i dialoghi diretti, ci sono le descrizioni degli ambienti, no? Cioè noi trasciniamo il lettore dentro gli avvenimenti. Allora è ovvio che se mi chiedi, ma quando lui sta attraversando quella strada a Quetta davvero sente odore di cipolle fritte? Allora la risposta è no, è ovvio che non si ricorda che odore sentiva quel giorno, ma ci mancherebbe, no? Voglio dire, io non mi ricordo co cosa ho mangiato ieri sera a cena, quindi figuriamoci se lui può ricordarsi che odore c'era per aria un certo giorno di 8 anni prima. Ma cioè, quella è, come dire, è la scenografia, no? Che noi abbiamo costruito per catturare il lettore e tirarlo dentro ai luoghi. Poi, se avessi detto che sente odore di qualcosa che lì non c'è, allora uno potrebbe dirmi: no, hai sbagliato, nel senso, se gli dico che lui a Quetta sente odore di aringhe fritte, allora uno dice: no, guarda, cioè quello è, come dire, il porto di Oslo o di Amsterdam, non è Quetta. Per cui, come dire, c'è anzitutto stata una grande ricerca anche da parte mia proprio, no? Insomma, insomma, per riuscire a ricostruire le situazioni nel modo migliore. E poi lui, cioè Enayatollah, ha messo il suo timbrino di verosimiglianza, cioè alla fine leggeva ogni cosa e diceva: guarda, se non è avvenuta esattamente così, se non abbiamo detto esattamente queste parole, poteva benissimo essere, come dire, essere avvenuta in questo modo, no? Però i fatti, comunque i fatti, dalla bicicletta rubata all'orologio rubato al confine tra Iran e Afghanistan, a qualunque altra roba, i fatti sono sempre veri. Volevo chiedere questo da parte di un ragazzo, è una domanda curiosa, che insomma, nella sua semplicità però è proprio stimolante. Lui sostiene di essere sopraffatto dalla DAD, non ne può proprio più. E allora chiede a te, Enayatullah, come hai fatto tu invece, cioè rispetto a tutto quello che hai dovuto affrontare, superare tu? È nulla, no? A confronto, però che cosa ti ha spinto? Sono stati i tuoi angeli custodi, quindi la nonna greca, l'uomo che è andato, che ha raggiunto casa tua, il ragazzo
di Venezia, hai degli angeli custodi, o è legato a una tua forza di volontà che sicuramente penso che anche tua mamma ti abbia dato in quel testamento quasi, no? Che ti ha dato all'inizio e che quindi poi ha maturato in te una resilienza proprio, no? Forte, proprio combattiva. È un misto di tutto, sono un misto di fortuna perché sono tanto fortunato, un misto di magari degli angeli che in modo invisibile sono accanto a me nel momento in cui ho bisogno e in qualche modo cercano di trovare una giusta via di tirarmi fuori da quella situazione, per esempio la nonna greca. È un fatto un po' come tutti i ragazzi, come tutte le persone, un po' la propria forza. La mia forza è, immagino, penso sia uguale alla forza di un ragazzo che sta tutta la notte a studiare o magari al mattino presto si sveglia per studiare per un esame. E quindi quella forza con la mia forza, magari quel momento dovevo scalare le montagne tra l'Iran e la Turchia, e penso che sia uguale, no? È quello di migliorarsi, di farcela e di continuare a non mollare le cose, ecco. È ovvio che la situazione era diversa, a me chiedeva, magari fisicamente dovevo essere veramente forte, affrontare la stanchezza fisica, ai ragazzi magari fino a tardi notte devono studiare e devono resistere al sonno, a non soccombere, ecco. E questo, penso, però io ammetto di essere veramente fortunato. Io non... tuttora a Torino, no? Io se non avessi incontrato Fabio, per esempio, no? Non avessi incontrato Fabio, non sarebbe uscita la mia storia, non si è trasformata in un libro. Chissà in questo momento la mia vita sicuramente era diversa. Sarà stata una vita fatta di lavoro, fatta di lavori duri, magari non ero neanche in questo momento qua, magari ero con Covid, dovevo fare dei lavori, magari vai a raccogliere le frutte, no, adesso lavoro regolare, perché di base ho avuto una fortuna di ristudiare, di integrarmi bene, e quello intorno a quella roba là, di avere il tempo anche per integrarsi, ci vuole il tempo, ci vuole il materiale giusto. Ecco, io per quello dico sono fortunato di aver incontrato Fabio, di aver incontrato il ragazzo di Venezia, di essere fortunato anche di incontrare la signora del treno che mi ha accompagnato da Roma fino a Torino. Sono momenti che entrano dentro di te. Grazie. E sono arrivate altre due domande via mail che quindi giro. Una, la prima è per Fabio e la seconda è per Ayatollah. Allora, a Fabio chiedono, hai citato prima alcuni episodi che non sono stati messi all'interno del libro, quindi erano curiosi, volevano chiedere se ce n'era qualcuno che magari si poteva, che non è stato inserito ma che si poteva raccontare. Ma no, guarda, non, cioè, in questo momento non me ne viene in mente nessuno, ma anche perché non sono ovviamente episodi significativi, o sono episodi che, come dicevo, avevamo già raccontato. Faccio un esempio, la contrattazione, nel mare ci sono i coccodrilli, la contrattazione economica con i trafficanti che ti portavano da una parte all'altra è avvenuta più volte, ma noi la raccontiamo soltanto una volta, no? Cioè, raccontiamo quando Ayatollah, ancora in Pakistan, va a contrattare insieme al suo amico Sufi il viaggio per andare in Iran. Ok, quel tipo di situazione con difficoltà diverse, minori, maggiori, paure, estorsioni di vario tipo è successa ovviamente di confine in confine, quindi
come dire, cioè, potevamo ogni volta riraccontare l'ennesima contrattazione con il trafficante. Ad esempio, l'abbiamo raccontata una volta soltanto. Ecco, era per fare, no, semplicemente un esempio. Ci sono moltissimi aneddoti, micro aneddoti di questo tipo che noi abbiamo, come dire, deciso di elidere dal racconto, semplicemente perché il nostro racconto doveva anche avere un certo tipo di ritmo, ok? Perché poi noi eravamo molto convinti nel voler fare un libro che si potesse leggere rapidamente, che fosse una specie di gorgo, no? Che ti catturava e ti trascinava dentro tutta quanta la storia e non ti abbandonava fino all'ultimo istante. Grazie. E la domanda per Enayatollah invece che ci è arrivata è questa. Allora, i ragazzi sono un po' curiosi con la tua storia d'amore, nel senso che è arrivata poi dopo un momento anche così difficile come quello della morte di tua mamma. Sono rimasti molto colpiti anche dalla discussione in classe, no, dell'immagine della scala Pioli, per cui poi insomma a un certo punto bisogna risalire, e quindi volevano chiederti insomma se potevi dire qualcosa, raccontare qualcosa di quanto poi è stato importante l'incontro con tua moglie, di come questa storia d'amore ti ha cambiato, ti ha fatto crescere ulteriormente. Vabbè, insieme a questi più fatti, ovviamente questi ultimi due, sempre uno si convince, no? Anche per eventi brutti, se superi non ti stai fermo, la vita è meravigliosa, la vita è fantastica, sempre ti offre qualcosa che non te l'aspetti. Il mio incontro con Fazilah ulteriormente è stata una luce enorme nella vita, di vedere più cose, di emozionarsi di più, e quel parte del buio che si trova nel tuo corpo, anche quella parte lì si illuminano, no? In questo momento io, come dire, sono veramente felicissimo di condividere la mia vita con Fazilah. È stato tanto, non so neanche descrivere quanto è importante, so che sono veramente felice di condividere la mia vita con lei. Ecco. Grazie. Proprio mentre squillava tra l'altro il telefono, a me è arrivata anche la notifica di un'ulteriore domanda, sempre per Enayatollah, che è questa. Un ragazzo chiede se puoi dare un parere su che cosa ne pensi del ritiro delle truppe americane dal Pakistan. Ok, solo un secondo, che mi ha chiamato dall'ASL di Torino. Fai Ena, dall'Afghanistan dicevi, Alessandro. Molto? Penso sì che si sia sbagliato e volesse scrivere dall'Afghanistan. Sì, esatto, dall'Afghanistan, nel senso che Biden ha stabilito che il 21 anzi, l'11 settembre proprio, perché l'occasione è quella, l'11 settembre di quest'anno definitivamente le truppe, ma non solo americane, proprio tutte le truppe dell'alleanza dovranno uscire dall'Afghanistan, perché effettivamente in qualche modo lui dice il nostro obiettivo è stato raggiunto e non ci stiamo più a fare nulla. Che da questo punto di vista, poi sentiamo magari anche Ena cosa dirà lui, mi sembra corretto, nel senso che noi non ci stiamo più a fare nulla per noi lì. In qualche modo la vendetta degli Stati Uniti è stata consumata, come dire, questi 20 anni di guerra sono stati una vendetta per l'attentato alle Torri Gemelle e il tentativo di distruggere la rete terroristica di Al-Qaeda. Il problema è che cosa capiterà in Afghanistan
una volta che le truppe se ne saranno andate, la situazione migliorerà? No, probabilmente peggiorerà. Quest'anno, nei primi tre mesi dell'anno, quindi soltanto in gennaio, febbraio e marzo, in Afghanistan ci sono stati oltre 1700 morti, morti di morte violenta, intendo, no? Quindi attentati, uccisioni di vario tipo, soprattutto ovviamente a danni delle etnie minoritarie, come gli Hazara, degli sciiti, perché la maggioranza del paese resta in mano ai sunniti. Questo è un enorme problema, quindi la possibilità che il fondamentalismo, che ci sia una recrudescenza del fondamentalismo islamico in quella zona, in quel paese, è molto alta. Quindi il problema allora è, mi chiedo, che cosa ci siamo stati a fare tutto questo tempo. Cioè abbiamo speso una cifra mostruosa, adesso mi pare che si tratti di migliaia di miliardi, cioè adesso cioè non vorrei dire cifre a caso perché non mi piace dire numeri sbagliati, ma... 18 trilioni. Quanto, Ena? 18 trilioni. 18 trilioni, pensa a te, ok? Quindi 1.800 miliardi di dollari spesi per una guerra che di fatto non ha cambiato pochissimo, voglio dire, la qualità della vita di quei popoli. E allora ti chiedi davvero che cosa pensino le persone che iniziano e conducono queste guerre e che le gestiscono. Se pensi a cos'altro potevamo fare con quella cifra, è abbastanza mostruoso, insomma. Quindi, ecco. Ena, rispondi tu se vuoi continuare rispetto... Anch'io veramente mi faccio la domanda a cosa è servito tutta questa presenza. Io soffro tanto per il fatto non del ritiro, soffro tanto per quello che ha lasciato, no? Nella nostra ultima elezione abbiamo avuto un presidente su 30 milioni di persone ha avuto 1 milione di neanche 1 milione di voti. E quello come fa a rappresentare un paese di 30 milioni di abitanti, 32 milioni di abitanti? Questo è un fatto. Prima i talebani, quando rubavi, ti tagliavano la mano, ti tagliavano il dito per risolvere il problema. Quindi non c'era la corruzione. L'Occidente cosa ha fatto per risolvere il problema di fare smettere o per momentaneamente sospendere l'attacco dei signori delle guerre? E gli davano soldi. E questi soldi, nel momento in cui davano, ovviamente loro si sono sempre armati di più. Quindi in Afghanistan adesso non c'è un gruppo contro il sistema o il governo centrale. Ci sono migliaia di gruppi, centinaia di gruppi, ognuno si combatte separatamente. Adesso che fanno l'accordo di pace raggiunto, ma raggiunto tra chi e chi? Il governo afghano qualche ruolo ha? Purtroppo peggiorerà molto molto di più la situazione che come verrà lasciato l'Afghanistan. E poi in più adesso cercano di mettere come un governo transitorio delle persone che erano nella lista nera delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti. Adesso loro saliranno di nuovo, prenderanno il governo e faranno un governo transitorio, e quello vuol dire di nuovo diritto delle donne nulla, diritto delle etnie minoritarie niente, si ritorna dove eravamo, forse ancora peggio, però il risultato si vedrà a breve, molto breve. E gli Stati Uniti riprenderanno ad armare i talebani come hanno fatto nel 79 a causa, per paura, dei sovietici? Perché i talebani sono frutto
dell'azione degli Stati Uniti, ovviamente, sono la loro, insomma, i loro figli. L'Afghanistan è un campo di risico, su cui c'è la battaglia sempre. La sua dannazione facendo confine con sei stati, intorno a noi nessun paese è democratico, l'unico paese è democratico l'Afghanistan. Non lo so cosa succederà. Infatti uno dei capitoli più divertenti che io personalmente mi sono più divertito a scrivere in Storia di un figlio è quella specie di Bignami dell'Afghanistan, no? In cui raccontiamo anche in maniera molto ironica e divertente circa 15.000 anni di storia di quel pezzo di terra e se uno va indietro nei secoli vede che tutto ciò che accade oggi in qualche modo è stato seminato nel corso del 700, dell'800, del 900. Ritorniamo al discorso di prima, no? Ai confini tracciati sulla carta con il righello dalle potenze occidentali e via dicendo, ecco. Sì, tra l'altro quella parte lì che Fabio si è divertito molto a scrivere è stata una parte che, insomma, quando discutevamo, soprattutto con i ragazzi di una seconda, dicevano, ecco, quando ho cominciato a leggere quella parte ero un po' dubbioso, perché io su queste parti storiche ogni tanto faccio un po' fatica, però alla fine mi sono divertito, ci siamo divertiti e siamo stati contenti di averla letta, anche perché noi, hanno detto poi i ragazzi, sappiamo molto poco di storia recente. Quindi di storia degli ultimi 40 anni, anche degli ultimi 20 anni, dagli anni 80 in avanti, dice, noi sappiamo proprio poco e se ne parla anche poco. Era stata una constatazione per dire, noi della storia dell'Afghanistan, della storia degli Hazara, purtroppo sapevamo molto poco. Certo, e uno potrebbe parlare degli uiguri, no, in Cina, potrebbe parlare dei Rohingya in Myanmar e quante altre etnie in questo momento sono costrette a, no, il genocidio degli armeni, come dire. Cioè, purtroppo la nostra storia, cioè la storia che è la nostra storia, perché poi io quando, come dire, cioè non riesco a non parlare del mondo senza dire nostro, cioè nel senso che la storia degli Uiguri o degli Armeni è la nostra storia, certo, non esattamente mia che sono nato e vissuto in Piemonte, ma è come dire, è la storia di questo pianeta e quindi è la mia storia, perché comunque se poi ai confini dei Balcani, no, piuttosto che non in altre zone con una grande pressione migratoria mi trovo certe etnie, certe popolazioni, non è che, come dire, il giorno prima stavano benissimo, a un certo punto hanno deciso di mettersi in viaggio per venire a cercare noi, ma perché magari 100 anni fa, o 50, o anche solo 50 anni fa, è successo qualcosa che io non so, che ha, come dire, causato ciò che invece oggi sto osservando. Però guarda, qui Alessandro, apriamo poi una finestra enorme su come viene insegnata la storia nelle scuole superiori, che è per me un'enorme ferita, nel senso che io adoro la storia, storia e geografia erano due delle mie materie preferite, lo sono sempre stato e ero uno dei pochissimi però, perché la maggior parte dei miei compagni odiavano sia storia sia geografia, ma anche perché purtroppo ho incontrato pochi insegnanti, devo dire invece uno meraviglioso poi nel triennio delle superiori, ma che mi ha proprio fatto cambiare, no? Come dire, il modo di pensare alla storia, ma ahimè, storia e geografia spesso sono insegnate come elenchi di cose, no? Elenchi di trattati, di re, elenchi di materie prime, queste robe, mentre invece è la geopolitica che deve essere insegnata, cioè storia e geografia devono essere insegnati partendo sempre dal Novecento, cioè dovremmo fare il Novecento per 5 anni,
E poi ogni volta che affrontiamo un tema del Novecento importante, andiamo indietro, no, di 500 anni, di 1000 anni, a capire cos'è successo prima. Però, come dire, ecco, cioè, in questo senso sì, ci deve essere un completo ripensamento proprio della didattica. E questo senz'altro, diciamo, prima o poi avverrà, anche perché in ogni caso la pandemia ha evidenziato delle fatiche della scuola che c'erano già da tempo e che non è che sono comparse magicamente, che senz'altro richiederanno un nuovo e completo ripensamento sia del modo di fare didattica, ma anche di banalmente, no, di questi programmi che ci sono adesso, che veramente non aiutano i ragazzi a orientarsi poi in questa complessità di cui comunque come cittadini italiani, europei e del mondo siamo chiamati a prenderci cura. Quindi sarà sicuramente un percorso da fare, sarà la grande sfida affascinante, ma complicata, che si troverà davanti la scuola nei prossimi anni. Visto che siamo in chiusura, un'ultima domanda per tutti e due. È stato un incontro sicuramente ricco di spunti e di tanti stimoli. Allora, la domanda che vorremmo farvi con la professoressa Giannattasio è questo: alla luce di tutto quello che abbiamo detto, di tutto quello che abbiamo discusso, c'è un messaggio, un consiglio, un ultimo stimolo che ritenete importante che vorreste lanciare ai ragazzi? Allora, guarda, a me l'unica roba che viene da dire, ritornando al discorso della didattica a distanza, è che è stato sicuramente un anno faticosissimo, su questo non c'è ombra di dubbio, e la didattica a distanza è qualcosa da, come dire, accantonare il prima possibile, usare molto poco in situazioni molto speciali. Però non dimentichiamocelo, nel senso, non dimenticatevelo nel momento in cui tornerete, no, a fare la didattica in presenza, non dimenticatevi ciò che è stato. C'è una frase di Nel mare ci sono i coccodrilli, quando il maestro di scuola di Ayatollah viene ucciso dai talebani, a un certo punto Ayatollah proprio, mi ricordo, disse, e abbiamo riportato la frase: la vita senza la scuola è come la cenere. E per anni ho incontrato ragazzi che dicevano: certo è che un'esperienza come questa a noi non capiterà mai, noi siamo obbligati ad andare a scuola tutte le mattine e quindi è difficile che sentiremo la mancanza della scuola, no? Bene, invece io credo che nella vostra vita è arrivato un momento in cui avete sentito, io spero, insomma, la mancanza della scuola, di una certa scuola, fatta in un certo modo, vissuta in un certo modo. Ecco, questa mancanza non abbandonatela, perché secondo me renderà tutta, come dire, il resto della vostra vita da studenti estremamente più ricco e piacevole. Io non lo so cosa dire, tipo ieri sera proprio mentre dormivo avevo la febbre abbastanza al tuccio, e lì davvero, come dire, in ogni caso io ho le speranze di essere qua nel momento in cui sto male, tanto male, chiamo l'ambulanza e mi viene a prendere, e mi sono sentito protetto. Ecco, questo è un piccolo fatto che per me è tantissimo, sapendo che dove sta per esempio mia sorella, dove stanno i miei zii, non è possibile questa cosa. Come dire, all'inizio, tornando alla domanda dell'inizio, essere nati qua, essere nel momento giusto, in tutti i sensi, veramente è super strafortunati, per tutti i sensi, anche l'esperienza del DAT non è piacevole. Nonostante tutto, ma di nuovo siete molto più fortunati rispetto a un'altra parte del mondo, perché non esiste questa data, non è impossibile farlo. O fisicamente ti reca a scuola, fai lezione, impari, se non esci da casa non impari niente. E quindi
essere consapevoli e fortunati, cioè essere nati qui c'è una fortuna che voi avete, altre parti no. E in più fare tanta attenzione, la quarantena in casa è veramente brutta. State attenti. Grazie, quindi con queste belle riflessioni finali, no, sull'importanza di fare memoria e di ricordare ciò che ci è mancato della scuola, ma anche del capire quanto siamo fortunati a poter vivere e a poter andare avanti nel nostro percorso scolastico, che è una delle tante fortune che abbiamo qui, e soprattutto il costante invito alla prudenza, perché la pandemia non è finita e quindi ci sono sempre delle misure da osservare per evitare, insomma, di contagiarsi. Noi ringraziamo ancora tantissimo sia Enayat Olakbari sia Fabio Geda per il loro intervento, per i loro stimoli, la loro condivisione, il loro vissuto che ci hanno portato qui oggi. Ringraziamo di nuovo ancora appunto anche Enayat Olak che ha fatto questo collegamento ormai di un'ora e un quarto con la febbre, con i sintomi da Covid, quindi va veramente un doppio ringraziamento a lui, a entrambi. Auguriamo il meglio per il futuro. Noi sicuramente faremo tesoro di tutto ciò che ci avete detto, della vostra testimonianza, e ci impegneremo, no, proprio poi per nel nostro piccolo vivere tutto ciò che voi ci avete raccontato. C'era una frase di Don Bosco, no? Che era quella di essere dei buoni cristiani, degli onesti cittadini. Questo proprio è sicuramente, degli incontri del genere, delle testimonianze del genere non possono che aiutarci in tal senso. Quindi davvero a entrambi va ancora il nostro grande, grandissimo ringraziamento per la vostra disponibilità. Grazie a voi. Grazie ancora da parte nostra. Grazie a voi, davvero. Alla prossima. Grazie a tutti. Speriamo poi la prossima in presenza. Buon weekend, ciao. Grazie anche a voi. Grazie. Ciao. Arrivederci. Ciao.